signore, innanzitutto una domanda banale, come sta? Insomma, come si può stare? 40 anni di sacrificio è andato in fumo, quindi giustamente siamo abbastanza provati ancora. Un incendio che è partito da un appezzamento pieno di sterpaglie, ma nessuno aveva fatto la segnalazione della pericolosità di quella situazione che si era... Assolutamente no, ma io penso che il padrone del terreno avrebbe dovuto prendere precauzioni e quindi pulire questo terreno, non lasciarlo così. Ma lei ha intenzione di intervenire azioni legali nei confronti del proprietario del terreno per aver lasciato questo terreno appunto in colpo? Ma sicuramente qualcosa faremo, ancora non abbiamo niente di preciso, abbiamo le idee molto confuse, però qualche cosa si deve fare. Cioè, noi praticamente siamo senza lavoro e abbiamo un'attività distrutta. Io stamattina sono andata in attività e ci sono tetti crollati, l'attività proprio non può più riprendere il lavoro. Ci sono tutti i depositi, i magazzini completamente con i tetti crollati ed è una cosa proprio incredibile guardare questa situazione. Signora, ma i soccorsi sono stati immediati? Allora, i soccorsi sono stati immediati, sono stati splendidi, però secondo me avevano problemi di attrezzature, perché hanno dovuto aspettare la tobotte dell'acqua, perché forse hanno preso sotto gamba l'entità dell'incendio. In un baleno? In un baleno, perché praticamente hanno preso fuoco le sterpaglie, il fuoco era a nostro sfavore ed è andato a finire sopra il nostro magazzino. Si è invece salvata per fortuna la falegnameria che è nella zona. Ma la falegnameria si è salvata perché i ragazzi Mauro, che sono in gambissima, si sono messi sul tetto e si sono messi con i loro idranti a spegnere il fuoco, a spegnere le sterpaglie. Signora, lei era lì quel maledetto pomeriggio a pianto abbracciato a suo marito? E infatti, perché purtroppo io sono stata la fondatrice di questa attività e è come vedere morire un bambino, ed era la mia creatura. È scattata comunque una gara di solidarietà, c'è una raccolta di fondi per aiutare? Sì, i miei familiari hanno fatto questa gara di solidarietà, hanno fatto un fondo su GoFundMe e si spera di poter magari prendere qualcosa per poter iniziare. Vuole lanciare un appello ai trapanesi? Trapanesi, sì, trapanesi, se volete dare aiuto a una famiglia che campava per questa attività e che ora si trova senza lavoro, si trova così senza, con una certa età tra le altre cose, senza dover avere un futuro davanti, un futuro sia per noi genitori sia per i nostri figli, e ci hanno defraudato del nostro futuro. Le istituzioni le sono state vicine? Ha incontrato qualcuno adesso, il sindaco? Per adesso no, il sindaco mi ha chiamato personalmente per sapere come stessi, però ancora diciamo che è presto per poter prendere contatto con le istituzioni. In bocca al lupo, signore. Grazie.